Ciao a tutti, oggi io Marco, Antonio, ossia il Doraemon dell'Urbex, perché trova sempre tutti i posti più belli da esplorare nel Varesotto, e Pink Fluffy Unicorn, siamo a Caldè a vedere uno degli esempi più belli dell'archeologia industriale della zona, ossia le antiche fornaci, e quindi vi porteremo a esplorarle. Seguiteci! Oh yeah! Eccoci, siamo all'ingresso del Parco delle Fornaci, e queste fornaci, i primi documenti che ne parlano sono gli Statuti della Val Travaglia, che dicono che nel 1283 già qui c'erano le fornaci, le prime fornaci, che all'inizio in realtà non erano proprio come sono adesso, ma erano delle semplici fosse nel terreno dove veniva bruciata la roccia. Queste fornaci servivano per l'estrazione e la lavorazione della calce bianca per uso edilizio e come disinfettante, sbiancante e per la conciatura delle pelli. Qui, subito come arriviamo, c'è una torre di guardia. Adesso è stata anche chiusa. Sì, è chiusa sia sopra che sotto. Però ecco, questa era la prima torre che si incontrava venendo verso le fornaci. Era la torre di guardia che faceva anche da faro per le barche che trasportavano via il materiale. Qui c'era appunto la discesa, probabilmente qui sotto c'era un porticciolo, un molo, un qualcosa, che adesso non c'è più. In fondo c'è Caldè, e qui, come potete vedere, il panorama è bellissimo. E adesso ci inoltriamo nel parco e vedremo tutte le fornaci. Oh yeah! Anzi, a me iniziano appunto le fornaci, quella era la ciminiera, però dobbiamo scendere giù perché... No, non si scende giù, si entra di qua. Ah, si entra di qua, chiedo sì. Venia. Si entra di fianco di qua, dal cancello comodamente. Ah. Comunque eravamo rimasti a 1283, sì, quando ci sono le prime testimonianze di queste fornaci. Si sa per sicuro che tra il 1387... e il 1391 queste fornaci hanno fornito calce per la fabbrica del Duomo di Milano, e la calce la trasportavano, di cui la lavoravano, la fondevano e la trasportavano con le chiatte lungo tutto il lago, poi lungo il Ticino e lungo il Naviglio fino a Milano. Nel 1787 si sa che c'erano fino a 20 fornaci tutte in questa zona qui, perché è una zona dove c'è la pietra adattissima, proprio l'ideale per estrarne la calce. E queste erano proprio le fornaci. E voilà! Da dove veniva estratta la calce. Adesso sono piene di bottiglie. Qua sotto mettevano la legna. Queste erano proprio le fornaci, dove c'era legna, bitume, torba, che venivano usate per come combustibile. Sopra, in cima alle fornaci, che sono altissime, veniva infilata la calce, la pietra, la roccia più grezza, e da questi buchi veniva estratta la calce, che in pratica erano come degli altiforni questi. Sì, adesso è un deposito di spazzatura. Sì, un deposito di spazzatura. Sarebbe interessante riuscire a entrare dentro, no? Proprio all'interno della fornace. Da qua magari si passa. No, però si può vedere. Ecco, io di qua. L'interno. Eccoci, ulala! È grossa. È abbastanza, mi fa anche impressione.
Ecco qua la fornace. immensa, con le aperture sia da una parte che dall'altra. Adesso torno giù. Ragno a tele a non finire. Sì, beh, ragnateli per forza. Io intanto sto guardando questi bellissimi murales. Sì, questi sono fatti dai ragazzi che vengono qui a fare rave, feste, che da un po' di anni, da 7 anni, hanno iniziato a fare manutenzione, perché prima era proprio tutto distrutto, stava andando distrutto, e soprattutto con i bagnanti, i turisti della domenica che lasciavano spazzatura da tutte le parti. Il risultato era un vero schifo. Invece, da un po' di tempo, da 7 anni, che questi ragazzi stanno venendo qui a sistemare tutto. Di solito a giugno fanno. Qui c'è da stare attenti che ci sono tutte queste È buche. abbastanza. Sì, beh, ma si passa, il Sì, passaggio è no, comodo. tiene, tiene. Insomma, qua che è crollato un pezzettino. Però questo posto, esattamente dove siamo adesso, è un posto da dove tutti i ragazzi di solito si tuffano. Bene, lo facessero loro perché io non ho assolutamente Io l'ho voglia. fatto. Non ci penso Io l'ho minimamente. fatto e come si vede qui sotto ci sono subito gli scogli. Ma Quindi bisogna tuffarsi a un po' di distanza. Io vi dico che quando le volte che mi sono tuffato ho provato a scivolarmi qualche piede, e qualche piede, il piede mentre saltavo, e arrivare molto vicino agli scogli non è stato bello. Inoltre, da qua sopra, se vieni qui a vedere, sì. c'è quest'altra finestra da dove questa era la prova per i più duri, ci si tuffava da qua Sì. Sì, e si atterrava qui sotto. E il fa. salto qui sono 15 metri. Sì, ma che poi tra l'altro è anche veramente, ci sono i bastoni, ci sono i Sì, legni. No. non le sai quante volte ci siamo tuffati di qua. Sì, fatelo voi, io non ci penso minimamente. Ciminiere immense, sono proprio grosse. Poi qui, vieni, qui ci sono un po' di buche. Che appunto secondo me servivano appunto per passare Sì, erano tutti materiale. i tubi, appunto, cioè i tubi, le condutture per passare il materiale da sopra a Esatto. sotto, perché questo appunto, ma che spazzatura. Fortuna Mamma mia. che mettono a posto, ma appunto mettono a posto giugno, adesso siamo a settembre, dopo tutta estate c'è la gente che. Questo è il risultato, lo zozzume dei turisti che vengono qua. No, sta qui poi, ci sono altri murales sovrapposti e basta, non c'è altro. Sì, no, si può salire di sopra, vedi, qui c'era un'altra ciminiera. C'è Sì, e beh, c'è lo spazio, lo certo. spazio, sì. Io provo a salire, Bene. visto che ci sono le Sì, si può fare. scale. Simpatico il dinosauro. Sì, bello, Aspetta un attimo, saliamo uno alla volta che bello. non si sa Esatto, così mai. distribuiamo il peso. Esatto. No, ma tengono bene. Tengono bene, allora Sì, salgo. sì, sì. Oh, di qui è crollato tutto. Allora, ah, ok. Sì, non si passa più. Ah, non si può passare? No, sono proprio crollati i pavimenti. Però da qui si vede il resto di quella ciminiera. Penso che se fosse una ciminiera. O una conduttura sempre Secondo per me trasportare la conduttura. calce. Ecco qua, E una adesso volta. c'è solo una pianta di fichi e Sì, quindi. c'era la pianta qui e di qua anche. C'era il pavimento e si andava esattamente di sopra. Che bello questo murales. La morte, il Sì, Cristo però mietitore. scendo giù perché sennò il Cristo mietitore mi arriva. Sì, scendiamo. Peccato, si andava di su e era da dove ci si tuffava. Quindi non potranno più fare le prove i coraggiosi. No. Però, ascolta Marco, anche qua mi è venuto un dubbio. Cosa? Vieni giù. Che Arrivo. non vorrei avessero tirato giù apposta i pavimenti I pavimenti per evitare per evitare che qualcuno si facesse del le. male. Esatto, come hanno fatto in tanti altri posti abbandonati, tra cui l'inificio abbandonato della settimana scorsa, che Sì, è possibile, hanno ma. tirato giù le scale. È possibile, ma io qui penso che
più che quello che stai dicendo sia perché è venuto proprio giù. Beh, sì, però, cavolo, due pavimenti crollati contemporaneamente, però, a me qualche dubbio viene. Perché qui ci doveva essere il pavimento che passava, però non ci sono rottami. In effetti hai ragione, potrebbero averli portati via. Perché qui, se no... perché sai, magari sapevano che facevano le bravate di buttarsi da quella finestra e quindi... e quindi hanno censurato il pavimento. Per evitare appunto che si facessero del male. Allora, ecco, guarda, qua c'è ancora resti di calze. Oh guarda. Yeah! Aspetta che qua c'è la buca, sì, se no trovano sono... i nostri resti, altro che resti di calce. Ma se vedi qui, questo è ancora calce. Sì. Sono gli ultimi resti di calce lavorata qua dentro. Mm. E guarda com'è bianca, proprio... Sì, sì, calce. Fa impressione. Ma come poi... bianca rispetto a tutto il resto. Guarda anche come sono sbiancati i mattoni attorno al forno. Sì, sì, infatti. Appunto per la calce. Certo. Va bene, continuiamo? Continuiamo. Anche qui c'erano tante altre strutture che sono venute giù tutte. Probabilmente c'era un'altra ciminiera qua. Sì. Ah, si continua. Yes. Buco chiuso. Comunque eravamo arrivati al 1700, che quando c'erano 20 fornaci come questa attorno al Lago Maggiore, nella zona tra il Lago Maggiore e il Lago di Lugano. Perché in questa zona c'è la roccia che è uguale a quella delle Dolomiti. È una cosa molto rara, però c'è anche qua, è la roccia ideale appunto per estrarne la calce. Nel XIX secolo, siccome all'inizio, come ho detto prima, queste fornaci non erano costruite così, erano delle semplici buche scavate per terra, dove veniva cotta la roccia. Invece, nel XIX secolo, sono stati costruiti appunto queste fornaci, così come si vedono adesso, industriali, e la roccia, invece di essere estratta a picconate, veniva estratta facendo esplodere delle mine sul fianco della montagna. Questa qui, dove siamo davanti, era la pesa per i camion. Sì, infatti c'è ancora il resto della bilancia. Il resto della bilancia e se dovrebbe entrare dal di fianco. Sì, infatti vedi c'è un sentierino, Marco. Vieni. Beh, sì, adesso è la pesa della spazzatura. Sì, ma adesso è ancora pulito. Ah, è ancora pulito, va bene. Sì, ecco, questo qui, vedi, qui sono i supporti dove c'era sopra proprio la bilancia vera e propria e qui da dove passava il meccanismo della bilancia. Qui c'era un micro bagno, ma che minuscola sta vasca. Sì, sempre con quelle vasche che ti fanno fare il bagno da seduto. E beh, in un posto così c'era proprio... la tazza, forse un lavandino, e questo, basta. Eh sì, perché magari per gli operai, perché appunto lavorando con la calce, ovviamente, ci si sporcava tantissimo. Sì, sì, quindi sono queste stanze chiuse. Qua qualcuno ha piccato fuoco. Sì. Questi erano uffici, sicuro. Yes, qua. E poi si esce, si torna fuori. E si scende giù, che ci sono delle spiaggette più in basso, ma adesso non è il caso. Vieni, c'è anche qua. Sì, 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 sì. Delle. Vabbè, qua c'è una doccia. Un'altra doccia. Yes. Certo, è tutta sta spazzatura. Mamma mia. E qui, guarda, c'è anche il balconcino. Se vuoi guardarti il laghetto, oh, sì. Vieni. Ecco qua il balconcino. Ah, eccoci qua. Sì, sì, tiene, ecco, tiene. Vedi? Qui sotto c'è una delle varie spiaggette dove viene la gente d'estate. Bella, eh? Bellissima. Piccolina, ma bella. Poi guarda che acqua pulita. Infatti. Questa è una delle zone
con l'acqua più pulita in tutto il Lago Maggiore, perché è lontana da qualsiasi paese. Più vicini sono l'Aveno a sud e Luino a nord, e sono abbastanza lontani perché qui non sia così inquinato. Anzi, l'acqua è bella. Oh mamma, che qua sta venendo giù tutto, eh. Eh sì. Vabbè, contro soffitto. Sì, anche beh, soffitto. Oddio, io non passerei proprio sotto queste cose. Siamo qui, dobbiamo passare. Allora passo sul lato. E qui invece si esce fuori. Qui è un altro bagno, insomma, qui ok, appunto era la pesa dei camion più i bagni per gli operai. Tre bagni tutti concentrati qua. Probabilmente niente. Era appunto. Sì, probabile, perché in tutto il resto niente, qui tre bagni concentrati. Appunto, magari era per far lavare gli operai dopo il lavoro. E qui si esce di nuovo. Sì. E si procede. Qui ci sono altri edifici, tutti ormai mangiati dalla vegetazione. Non so cosa ci fosse qua. Comunque nel 1907 è stata fatta da Ispra, dove c'era la principale di queste fornaci, e un'ordinanza che diceva che in inverno si facevano due estrazioni al giorno facendo esplodere le mine, una alle 8.45 e una alle 16.45. Invece tutto il resto dell'anno c'era più luce, quindi facevano tre esplosioni, una alle 8.45, una alle 11.45 e l'ultima alle 18.45. La pietra estratta con le mine veniva portata qui su questo sentiero e veniva frantumata o con petardi o a mano. Poi veniva messa appunto nelle fornaci dall'alto e la calce veniva estratta dal basso. La produzione annua era di 75.000 quintali di calce. 75.000, sono tanti. Però per estrarre 75.000 quintali di calce c'era un consumo di 55.000 quintali di legno e 25.000 metri cubi di torba ogni anno. Sì. Che era una cosa alquanto esosa, era molto uno spreco. E comunque solo questa fornace di Caldè qui c'è olio, sembra, olio di motore. Cosa ci fa qua? No, non lo so. Però sembra che perda da lì. No, questo no. Non c'entra niente. Qui è qualcuno che ha versato giù olio. Questo è proprio olio di motore. E inquina di brutto questo. Comunque stavo dicendo che solo questa fornace qui di Caldè, vedi, anche questa è tutta calce coagulata. Coagulata, si è crostificata, si è solidificata lì. E anche tutte le colate di calce là sopra. Tutto il bianco lì, tutte quelle colate. Sì. Come se è fatto le stalattiti addirittura. Wow. Anche questi secondo me erano forni. Sì, questi erano forni, sì. No, stiamo proprio camminando, secondo me, sulla calce. Sì, questa è tutta calce, stiamo camminando sopra. Resti di calce. Sì, ormai è diventata fanghiglia. Sì. Queste erano tutte fornace, qui si può addirittura entrare dentro una, per vedere com'era di sotto. Comunque, appunto, questa fornace, solo questa di Caldè, dava da lavorare un centinaio di lavoratori tra minatori, fuochisti, braccianti e barcaioli, perché appunto i barcaioli servivano per trasportare la merce fino a Milano, la merce, la calce. Ma qua non c'è altro. Qui è tutto distrutto, c'era un'altra fornace qua sopra, ma non si sale. No, anche perché poi il tetto è un pochino sbilenco, messo un po' così. Sì, è crollato una lamiera messa qui così, scendere. E di corsa pure. E nulla, qua non è che si va molto avanti, c'è solamente
un'altra fornace e basta, non Sì, c'è proprio altro. un forno. Queste qui erano quelli di sotto, guarda qua. Tutto il cancello, l'intera iatura per chiudere il forno. Questi qui probabilmente erano proprio i forni da dove c'era il fuoco di sotto, dove mettevano i combustibili da Sì. bruciare. Per poi scaldare la calce, la pietra, la roccia che c'era di sopra, in modo da farla fondere. Usciamo, visto che ormai non c'è più niente da vedere. Ah, qui dentro no. Questa fornace di Caldé è stata chiusa dopo la Seconda Guerra Mondiale perché ormai funzionava con tecnologie vecchie, che erano poco fruttuose, non ci guadagnavano più niente. Sì. Anzi, ci sarebbero andati in perdita a continuare a tenere Ecco qua. in attività la cava. Sì. Qui erano tutti movimentazioni di materiale, qui una rampa, buttavano giù il materiale che andava qui. Non so cosa ci facessero. E poi c'è Ah, questa di notare la fronte. carrozzeria di un'automobile. Sì, esatto. Di là ce ne dovrebbero essere altre. Sì, andiamo a Giriamo vederle. dietro, giriamo davanti, giriamo davanti, che qui Sì. dietro, se no, è la foresta. No, si Si passa. passa? Vediamo. Una volta si passava. Sì, dai, si passa ancora. Se c'è la porticina di lì, sì. Sì, no, volendo si Ma anche riesce. qui, quest'olio. Quest'olio non è roba che viene da sopra, non sono perdite. Questo è qualcuno. Olio delle macchie, Sì, potrebbe ma questa è roba fresca. essere. Sì, è È recente. recente, vuol dire che qualcuno è venuto qui a scaricare. Porcherie. Cavolo, che schifo! Non è giusto. No, e poi soprattutto qualcuno ha espletato i suoi bisogni fisiologici, visto Qua. l'odore che c'è. Facci caso, Qui Marco. sì, notare questo imbuto da dove scendeva tutta la roccia. E Esattamente. qui si Esatto. sale. Queste comunque sono proprio tutte montagne di calce. Calce solidificata. Eccoci sopra. Meno male che ci sono questi murales, sa. Sì, una volta non c'erano, fino a 7 anni fa, quando appunto i ragazzi dei rave hanno iniziato a sistemare tutto. Ma fino a prima era proprio tutto diroccato, una conduttura blu. Yes. Era tutto diroccato, non c'era niente di questi disegni, di questi murales. Era proprio desolatissimo. Sono anche fatti bene. Che belli sti qua sulle colonne. Sì, ma poi guarda in fondo che cosa c'è, vieni. Ci Sì, sono delle le macchine. macchine colorate, penso che. Io a casa ho delle foto proprio con me seduto su questa macchina qui, Sì? che era tutta rugginosa. Sì. Guarda come le hanno rimesse. Belle. Queste sono robe degli anni 70, forse 60 anche. Loro le hanno rimesse a nuovo. Sì, poi guarda che belli anche questi murales. Per fortuna che ci sono questi ragazzi che vengono a sistemare la solita ragnatela in testa, sono specializzato. In pratica l'hanno fatta a tema con lo sfondo sul muro, È tutti bello quanti però. pesci, pesci, bello sì, molto bello, tutta colorata. Ecco, Lì c'è la piovra. se fossero tutti tenuti così, i posti abbandonati sarebbero molto belli. Sì, peccato la spazzatura. Una spazzatura di qua si prosegue. Sì. Beh, poi sì, ha chiuso perché comunque i mezzi di locomozione si erano velocizzati e non serviva più Sì, però portare la calce con la barca, ci ma avrebbero messo bastava. troppo tempo, co non co conveniva. E infatti hanno chiuso pochi do anni dopo, nel 1960, ha chiuso anche l'ultima fornace di Ispra. E basta, è stata l'ultima fornace qua, sul Lago Maggiore che ha chiuso.
dal 2010, dopo 50 anni di abbandono, il comune ha fatto qualche restauro, tipo ha messo un ponticello all'ingresso, ha spianato tanto che c'erano tanti rovi, non si passava più. E appunto i Ravers, i Writers, ogni giugno vengono qui, rinnovano e puliscono tutto. Questa qui non ho mai capito che struttura fosse, a cosa la servisse. Ma probabilmente, visto che è vicino al lago, scusa, se tanto mi dà tanto, probabilmente è da qui magari che partivano i materiali. Non lo so, perché lì ci sono degli imbuti, degli scolatoi. Probabilmente passavano i materiali da sopra, non lo so, sembra uno scivolo per il materiale questo. Ok, non saprei, perché poi c'è anche un cancello tra l'altro, quindi non lo so. Non saprei assolutamente. Anche le imbarcazioni? Anche, infatti ci pensavo. Magari appunto arrivavano le imbarcazioni, qui vedi che ci sono queste, si fermavano qua e da qui le caricavano. Perché no? Il fondo lo permette, quindi... Sì. Perché era troppo basso, forse. Probabilmente da qua era... Perché questo è uno scivolo, si vede, è uno scivolone dove ci sono questi imbuti che fanno scendere il materiale qui sotto dove siamo noi adesso. Quindi vuol dire che... La calcio viene caricata per l'imbarcazione. Sì. Probabilmente sì, da qui vedi, anche qui c'era strutturato. Se adesso c'è questo legno sbilenco. Il legno era l'altro scivolo come quello là. Sì. Solo che là è rimasto in piedi, qua. Qua. Ecco qui un altro. Un cancello, che probabilmente qua attorno era chiuso. Sì. Il cancello di qua. A parte che questo cancello magari è stato appoggiato dopo, è un cancello che non ha neanche il suo posto. No, vedi Marco, è per appoggiarsi, perché vedi che qui c'è l'alloggiamento. Sì, ecco, era qua il cancello. Infatti era un cancello scorrevole allora, che scorreva avanti e indietro. Infatti, lì l'hanno appoggiato. Sì, che chiudeva questo pezzo. Ecco qua. Qui c'è la famosa buca che purtroppo in tanti hanno sempre usato come spazzatura. So che questa buca poi dà sul lago. La spazzatura, la gente passava, tornava da casa pensando di non lasciare sporco in giro, buttavano dentro a questa buca. Pensa, infatti c'è una busta della spazzatura. Sì. Ho visto anche dei video dove hanno ripulito tutto qua, però come al solito la gente viene dopo e slercia tutto. Sì, esatto. Una particolarità è che davanti al porto, al porticciolo di Caldè, ci sono due barconi affondati di quelli che servivano per trasportare la calce. Hanno il fondo piatto, uno è alla profondità di 36 metri, l'altro alla profondità di 18 metri. Solo che per vederli bisogna avere un'attrezzatura da sub, che noi non abbiamo al momento. Esatto. E poi c'è anche vicino, sempre sott'acqua, una barca da diporto lunga una decina di metri, affondata però più recentemente. Ecco, questa montagna così dritta, verticale, è così appunto perché è stata scavata nei secoli per tirar giù o tirar fuori tutta la roccia dalla quale veniva estratta la calce. In pratica una volta in origine questa montagna andava fino a qua, arrivava fino a qua. Adesso invece va giù a strapiombo. E questa qui è la spiaggetta, quando ero venuto a fare il giro del Lago Maggiore avevo messo la tenda esattamente qui, in questo posto. Esattamente qui. E questa è la spiaggia dove vengono tutti i legnanesi in estate a fare il bagno. Bella. Adesso c'è l'alta marea però, perché qui di solito tutti questi scogli che adesso sono sotto il pelo dell'acqua di solito sono fuori. Certo che se penso che me la sono fatta tutto a remi, il giro di tutto sto lago, che bello. Procediamo. Questo è il fianco della montagna,
tutto scavato, lavorato, 700 anni di lavorazione ci sono qua, e si vede come proprio anche i lastroni come venivano staccati, qui c'era ancora uno, si vede proprio l'impressione, spesso una trentina di centimetri, anzi doppio strato, 30 centimetri più o meno. Questa era la roccia che veniva tirata giù, si vedono anche i pezzi, e poi tutti questi frammenti venivano macinati o appicconati appunto a petardi, come ho detto prima. Guarda qua, si vede proprio la struttura della roccia. Tutti questi, questa roccia veniva frammentata e veniva messa nelle fornaci. Certo che fa impressione vedere tutta la montagna lavorata così. Impressionante davvero. Continuiamo? Ecco qua. Qui c'è ancora un rimasuglio della fornace. Un muretto di non so cosa, ma qui c'era proprio una costruzione. Sì. Si vede lì giù. Oh madonna. Un pontile. Una buca. Non so cosa. Sì, può essere anche sempre per le barche. Sì, sicuramente era per le barche. Magari andando più avanti riusciamo a vedere meglio cos'è. E andiamo a vedere. E anche di qua ci sono resti. Qui c'è un'altra fornace? Eh sì, perché guarda su, guarda su anche. Sì, è un'altra fornace, è vero. Sì, perché? Ok, questa è proprio divorata dalla vegetazione. Potrebbe essere le prime fornaci di casa. Ecco, una di quelle più antiche. Vi faccio vedere, però ci sono appunto i rovi di mezzo, quindi non si vede molto, anche se vi illumino con la torcia. Tra l'altro hanno fatto pulizia, perché io questa così non l'avevo mai vista. Tutte le volte che sono venuto era proprio ricoperta dalla foresta. Si era pulito un attimino. No, non si vedeva proprio. Infatti. Era nascosta. Eccola qua. Sì, tutti quelli che accusano i ravers di lasciare sporcizie eccetera, in questo caso sono quelli che puliscono. Sì, sono gli unici che puliscono, mentre gli altri sono quelli che sporcano. E comunque andiamo avanti. Oh yeah. Questa era la fornace imboscata e poco più avanti ci sono i resti di questo edificio, che è quello dove davanti c'era quella specie di pontile che abbiamo visto poco fa, che però è un po' duro a vederlo perché c'è proprio la vegetazione impenetrabile. E quindi si va avanti. Andiamo avanti, però è un peccato, va proprio tutto diroccato. Non è rimasto in piedi quasi più niente, a differenza delle fornace di Ispra, che è stata rinnovata tutta, è stata restaurata. E ci hanno fatto tutta una bella passeggiata, è anche bello andare a vederle, interessante. Qui invece, eccolo qua. Questi qui probabilmente erano silos per lo stoccaggio del combustibile, ci devono essere la torba e la legna. Anche questo tutto mangiato dalla vegetazione. Sì, infatti vediamo se riusciamo a entrare. Non lo so, sai. Beh, noi ci proviamo. Ah, qua sì. Sì, dai, sì, può entrare. Ecco qua. Entrare? Sì, c'è il sentierino. Chiamo. Sì, entra. Oh, com'è grosso. Questo è un capannone gigante. Anche qui naturalmente qualcuno ha fatto il coperello, ma educatamente. Ecco, qua c'è lo scheletro proprio del tetto. Sì, qui è rimasto proprio uno scheletro e basta. E qua ci sono appunto i silos. Mi sposto che... Giganti, sono dei cosi, sono alti una ventina di metri. Eccoli qua. No, 20 no, 15 metri. Un altro muro, ma questo mi sa che era solo un semplice muro di contenimento per la montagna. Sì, infatti. Per non far franare la montagna. Quindi andiamo dall'altra parte. Sì, ci sta chiamando Antonio. Sta chiamando? Perché di ha trovato... Si sale? Saliamo. Oh, questo è tutta cenere dove stiamo camminando. Però scusa, qua c'è una scala comodissima, perché scendere da qua? Questo deve essere i forni. Forni? Non so. Sì, no, cavolo, sono forni. Sono forni più moderni, allora
quelli per lo stoccaggio del combustibile li abbiamo passati, sono tutti distrutti. E qui sulle tasche di incantazione degli scarti di lavorazione. Sì. C'è anche la scala dove l'ha detto scendeva per la manutenzione adesso. Sì, è vero. E questi? No, questi non erano forni, questi erano silos. Silos? Sì, sì, avevo detto giusto. Sì, è giusto. Sì, silos di da parte. Qua. Silos immensi. Sì. Molto immensi. E possiamo spostarci. Che qui c'è l'acqua. Di qua si esce? No. No, 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 non si esce affatto. Girare attorno. Yes. Vediamo se si può andare qui. Scendere? Vuoi provare a scendere? Sì. E allora vediamo. Ecco qua, questa è la conduttura dove né io né Marco siamo scesi, perché tanto è solamente un cumulo di spazzatura. E qua potete appunto vedere ancora questo imbuto. Sì, no, qua è proprio una schifezza. Notare anche qui il copertone usurato. I copertoni sono due. I copertoni, lattine, tutto. Anche la melma, l'acqua. A parte che è dentro il coso di metallo, quindi sarà un misto di acqua, melma e ruggine. Mamma mia, proprio infilarmi qua sotto subito, eh? No. E quindi proseguiamo. E dai silos procediamo, anche se questa dovrebbe essere l'ultima struttura. Infatti c'è un'altra. Sì, penso che siamo arrivati alla fine delle fornaci. Sì, più o meno. Anzi, non più o meno, è la fine. Qui dentro era difficile, dove eravamo adesso. Qui è sempre lo stesso, ma è tutto crollato. Ci sono altri fornaci, qui sì, queste sono fornaci. Queste sono fornaci, solo che raggiungerle queste sì che è difficile. Eh no, anche perché uno c'è la rete e due c'è proprio la vegetazione impenetrabile. È vero, quali sono i silos che abbiamo appena visto. E di qui proprio non si passa, no, no, no. E passando dal retro dei silos sono arrivata dall'altro lato, eccoli qua, altri silos. Ecco qua e voilà. C'è bel motore. Sì, sarà un motore piazzato di non so cosa e basta, quindi vi ho fatto vedere anche il lato posteriore, quindi faccio qualche foto e torno a raggiungere Marco. L'esplorazione alle fornaci di Caldè è terminata, speriamo vi sia piaciuta, quindi io, Marco, Antonio e il Pink Fluffy Unicorn vi ringraziamo per aver guardato il video, seguiteci sul nostro gruppo Urbex for Passion e a me su Instagram come la Maledetta Feliz e alla prossima esplorazione! Oh yeah.